Ed eccoci ancora insieme per la seconda parte del telegiornale. Ieri pomeriggio a Brindisi si è tenuta la seduta monotematica del Consiglio provinciale, dedicata alla delicata questione del piano di riordino delle province predisposto dal governo Monti. Sebbene il presidente ferrarese fosse impegnato a Roma in una riunione dell'UPI, nell'Assise ha tenuto banco la sua proposta di realizzare la cosiddetta Regione Salento. Vediamo. Il Consiglio provinciale in modo unanime dice no all'accorpamento delle province di Brindisi e Taranto. A conclusione della seduta che ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, i consiglieri di maggioranza e di opposizione hanno sottoscritto un ordine del giorno con il quale si chiede al Consiglio dei Ministri di rivedere il decreto taglia province, invitando i parlamentari del territorio a far sentire la propria voce, l'UPI a valutare il ricorso alla Corte Costituzionale e il presidente ferrarese a rimanere al proprio posto sino alla fine del mandato. Il presidente della provincia ieri, fra l'altro, era a Roma per prendere parte proprio al vertice dell'Unione delle Province. Dalla capitale ha ribadito il proprio no all'accorpamento se ciò avvenisse, ha fatto sapere il numero uno della provincia, dire sì alla costituzione della Regione Salento. Appena approvato questo decreto, le province di Brindisi e Taranto non avranno più quella funzionalità, quelle competenze, quelle funzioni di legalità che sono state stabilite per legge nel 1920. E questo è quello che volevo far presente. Il problema è che nessuno di noi vuole il taglio di queste province, però purtroppo è una legge, vedremo come evolverà. Penso che qualcosa molto è stato scritto. C'è una confusione totale su cosa saremo domani e c'è sicuramente un grande punto interrogativo su quello che avverrà dal punto di vista legislativo. Il rischio è che l'ente non possa garantire servizi utili, i minimi servizi almeno. Noi abbiamo delle competenze specifiche. Quindi quelle che abbiamo adesso, molte di quelle che abbiamo adesso non le avremo più. E fra questi sono anche tanti servizi ai cittadini, i servizi sociali, il trasporto, tanti, quindi non sapremo. Ecco, questa è una cosa a cui non possiamo al momento rispondere. È un decreto che va proprio assolutamente contro la volontà di tutti i rappresentanti istituzionali d'Italia. Noi difenderemo fino all'ultimo, non la provincia, non il palazzo, non le poltrone, non ci interessa questo. Difenderemo fino all'ultimo il nostro territorio, i nostri cittadini. Non possiamo assolutamente accettare che la nostra provincia sia cancellata tout court senza pensare che la nostra provincia è fatta di cittadini. Noi abbiamo un aeroporto che è uno dei più belli aeroporti d'Italia, che noi pensiamo può essere veramente danneggiato da questa inclusione di Brindisi in una provincia più grande come quella Brindisi-Taranto. Pensiamo al porto, è stato defraudato di tutto ciò che era il traffico passeggeri e sappiamo benissimo dove è stato spostato il traffico passeggeri. Cioè Brindisi vive questa sorta di ridimensionamento che negli anni è stato fatto. Oggi noi difendiamo anche quello che è rimasto. Pensare in una provincia Brindisi-Taranto non ci fa veramente vivere sogni tranquilli. Maratona consiliare ieri a Fasano, servita per l'approvazione del bilancio di previsione 2012, ce ne parla Mariangela Boggia. Approvato il bilancio di previsione 2012, l'Assise consiliare di Fasano ha dato l'ok ieri pomeriggio con la sola approvazione di tutta la maggioranza, contraria all'opposizione che con il consigliere del Partito Democratico Donato De Carolis prima della votazione ha chiesto il rinvio del Consiglio Comunale per non aver avuto in tempo tutta la documentazione relativa allo strumento finanziario. È stato eletto il vicepresidente del Consiglio Comunale Antonio Pagnelli, proveniente dalle file di Fasano Cambiacolore, dopo la rinuncia di Vito Bianchi del Movimento in comune. New entry tra i banchi della maggioranza, Gina Albanese ed Ernesto Perrini, hanno preso il posto dei neoassessori Nicola Mola e Renzo De Leonardis. Sono state nominate anche le cinque commissioni consiliari e cinque anche gli emendamenti presentati allo strumento finanziario, tre del consigliere Giacomo Rosato del gruppo Noi Centro Fasano Democratica e due dello stesso sindaco Lello Di Bari. Tra questi Rosato ha proposto l'abbattimento della cancellata della villa comunale accolta dal sindaco. L'intervento sarà a costo zero, infatti la ditta che opererà potrà riutilizzare quintali di ferro. Saranno inoltre installati nuovi punti luce. Prendono sempre più consistenza le voci circa la possibilità che sia l'ammiraglio in congedo Ferdinando Lolli, il commissario per l'autorità portuale di Brindisi, che il ministro dei trasporti e delle infrastrutture si starebbe apprestando a nominare.
L'ipotesi è sostenuta da alcune fonti autorevoli. Lolli, che vedete in questa foto, ha 66 anni ed è attualmente presidente del Consiglio di amministrazione di Stazioni Marittime S.p.A., che poi è la società che governa le strutture del porto di Genova riservate al traffico passeggeri, ed è una carica alla quale è stato nominato nel maggio dello scorso anno. Lolli reggerebbe il porto di Brindisi sino al pronunciamento del Consiglio di Stato sulla legittimità o meno della nomina di Iraclia Aralambides alla presidenza dell'ente, che lo ricordiamo il TAR ha annullato con sentenza del 26 giugno scorso, rilevando che un cittadino non italiano non può assumere quel genere di incarico. Ammonta a 740.000 euro circa il finanziamento ricevuto dalla provincia di Brindisi nell'ambito del programma straordinario Stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici. Lo comunica l'assessore provinciale ai lavori pubblici Maurizio Bruno. Nel dettaglio, i lavori riguarderanno l'Istituto Tecnico Industriale Maiorana di Brindisi per un importo di oltre 9.000 euro, il liceo socio-psicopedagogico Palumbo sempre di Brindisi per oltre 218.000 euro, l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Agostinelli di Ceglie Messapica oltre 96.000 euro, l'Istituto Tecnico Commerciale Calò di Oria 128.000 euro circa, l'Istituto di Istruzione Secondaria Pantanelli ad Ostuni, sezione industriale, 63.000 euro circa, l'Istituto di Istruzione Secondaria Pantanelli, sezione agraria, anche in questo caso oltre 96.000 euro, e l'Istituto Commerciale Jean Monnet di Ostuni per oltre 128.000 euro. Gli interventi in questione saranno inseriti nel programma triennale dell'ente. I club Rotary Brindisi, Brindisi Appiantica, Valesio, Ceglie Messapica, Francavilla, unitamente al club Interact Brindisi Valesio, hanno organizzato un prestigioso appuntamento per questa sera alle 19.30 a Palazzo Nervegna. Una conferenza con due prestigiosi ed illustri uomini il cui impegno in ambito nazionale ed internazionale è stato da vicino agli ideali rotariani, cioè servire al di sopra di ogni interesse personale. Sono il sottosegretario agli esteri Staffan De Mistura e il capo della delegazione dell'Unione Europea in Albania Ettore Sequi. Vedete Staffan De Mistura, non noto diplomatico, fra l'altro abbiamo imparato a conoscerlo nella delicata situazione dei due Marò in India. De Mistura, come dicevamo, è nato a Stoccolma, da padre italiano, da madre svedese, è stato sempre al servizio delle Nazioni Unite, ha svolto missioni praticamente in ogni parte del mondo, sarà veramente un'occasione prestigiosa per poterlo intervistare questa sera. Chiudiamo con un servizio invece dedicato allo sport, uno sport di cui si parla poco a dire il vero, la box, la Noble Art, prestigioso appuntamento sportivo, questa sera a Brindisi. Sul ring allestito in piazzale Lenio Flacco salirà il campione di box brindisino Antonio De Vitis. L'evento è stato anticipato questa mattina in conferenza stampa presso Palazzo Nervegna dall'assessore allo sport del Comune di Brindisi, Antonio Giunta. Il servizio è di Stefania Franciosa. E io vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento con l'informazione. Prego. Grazie all'impegno dell'Associazione Sportiva Rodio e il patrocinio del Comune, la città di Brindisi ospiterà da questa sera l'evento di pugilato internazionale che vedrà salire sul ring nel piazzale Lenio Flacco il pugile brindisino Antonio De Vitis. Domenica appuntamento invece a Lido Giancola con il dual match Italia-Romania. Assessore, è un bel evento di sport per questa città? Sì, diciamo che ormai il pugilato qui a Brindisi è sostenuto in maniera importante da due associazioni che stanno operando benissimo. Oggi è la presentazione di due incontri, uno del 27 e l'altro del 29, due incontri internazionali, due incontri sostanziosi, e oggi la presentazione di questi due match, fra le altre cose, con il rito del peso dei pugili, quindi entriamo proprio nel vivo qui a Palazzo Nervegna, perché riteniamo che attraverso l'associazionismo l'amministrazione comunale deve promuovere il territorio. E questo è il senso che oggi abbiamo dato a questa conferenza stampa. E anche attraverso lo sport si possono veicolare valori importanti. Assolutamente, poi questo è uno sport particolare che riesce a coinvolgere ragazzi che nei quartieri popolari della nostra città, allontanandosi dalla strada attraverso questo sport, riescono sicuramente a vivere una vita migliore.
Siamo su internet 24 ore su 24. www.trcb.it.